ho sempre avuto un buon rapporto quando ero commissario con i 5 Stelle. Mi hanno anche regalato i senatori 5 Stelle un'agenda quando sono andato via. Ci sono certe cose che dicono che mi piacciono, questo lotta agli sprechi, i costi della politica che sono certo eccessivi. Se ci Esatto. confrontiamo all'estero noi ancora spendiamo troppo per la politica. Poi ci sono certe cose su cui non sono d'accordo. Io per esempio penso che noi dobbiamo rimanere nell'euro e sarebbe un errore uscire. Ma questo lo pensano anche loro nel frattempo, no? Non lo Noi so, abbiamo voi detto magari. sempre referendum, abbiamo detto che i cittadini Ma devono lo dite scegliere. ancora pur sapendo che non possiamo fare un referendum sull'euro perché fa parte di un trattato Ma in internazionale? realtà non è vero, cioè, a me la politica in 5 anni ha insegnato che non è vero che certe cose non si possono fare, si trova sempre il modo di farle, questo io ho imparato in 5 anni. Il tema dell'euro è un tema che, se vogliamo parlare tecnicamente, si può affrontare le problematiche che ha creato, quali sono le sacche Sì, dove che però è diverso si dal deve fare andare a un referendum, intervenire, no? ma però noi abbiamo raccolto le firme e siamo convinti che si possa fare. Dopodiché sappiamo anche dove andare nel rapporto con l'Europa ad incidere su alcune cose che non funzionano e va fatto. Se fate il referendum è perché vorreste uscire dall'euro. E io su questo non sono d'accordo, è Guardi, la mia noi personale abbiamo. Lei sarebbe opinione. d'accordo a uscire dall'euro? Io credo che una scelta così grossa non si possa prendere da soli. È una scelta che coinvolge le vite. Guardi che cosa è successo Ma in lei questi ha anni un con l'euro. referendum sull'euro, dentro o fuori, cosa voterebbe? Non si dice cosa si vota, nel Quello senso. si dice. E lei è un Ma no, ma rappresentante voglio di un dire, si fa. movimento importante come i 5 Stelle, me lo deve dire sì. Se io voglio votare per Il lei, lo devo referendum sapere cosa sull'euro. pensa sull'euro. Allora, non è un tema ideologico, è un tema tecnico. Io credo che l'euro abbia portato tanti problemi, soprattutto al costo del lavoro, alla produttività delle imprese, che sia diventato l'unico modo per fare inflazione. Cioè, ci sono delle cose tecniche che appartengono, tra l'altro, alla mia competenza. Dopodiché, un conto è dire che cosa vuoi fare con l'euro, chiediamolo ai cittadini. Un conto è dire ce l'avreste un modo per? Ci sono molte Non mi ha modalità. risposto alla domanda. Ma tornasse la lira, avremmo banconote da Ma 1.900 dipende lire? chi ti No, fa non la credo. banca, dipende dove torna la sovranità monetaria, dipende da molte cose, cioè non si può banalizzare un tema così. No, Oggi il infatti, proprio problema perché non dobbiamo banalizzarlo, non è dobbiamo chiaramente un inventarci problema delle di cose che si sovranità. possono fare. Un paese ha dei problemi a chiedere dei denari perché li deve pagare e crei titoli di Stato che non si riescono a vendere, per cui il governo prende il telefono, chiama le Però banche, non mi chiede ha comprato. risposto. Lei ha un referendum euro sì o euro no? Cosa Non voterebbe? lo so. Non lo so. Neanche io. No, io lo so, voterei, mi piacerebbe rimanere nell'euro. Anch'io. Anche, va Non mi bene. piacciono le divisioni in generale, ecco, diciamo, a Va partire bene. dai muri, diciamo.